diciamo così, è un libro che dal titolo ci fa sperare che tra qualche tempo Paul medesimo o qualcuno per lui possa scrivere un altro libro intitolato L'Italia salvata. Salvare l'Italia è una formuletta che sottintende un punto interrogativo, ma anche uno stimolo per un impegno, e ha sullo sfondo la constatazione, la percezione che abbiamo, credo, tutti noi qui presenti, almeno noi qui presenti, che l'Italia sia a bivio, sia su un crinale, e che se non è questo il momento, quale può essere il momento di reagire, di, diciamo, riprendere in mano la nostra storia per un'Italia, diciamo così sinteticamente, un'Italia civile. In questo libro l'autore in fondo ci dà una lezione di moralità pubblica, perché ci dice che abbiamo molti motivi per essere fieri della storia italiana. E dico questo, cioè si fa questa constatazione in prossimità delle celebrazioni del 150 anni dell'Unità d'Italia, che da quello che si vede in giro si collocheranno in una atmosfera di profonda depressione. Se uno facesse una valutazione anche quantitativa, semplicemente quantitativa, delle cose che vengono scritte sui giornali in questi tempi, di riflessione sul nostro risorgimento, ci si accorgerebbe facilmente che prevalgono di gran lunga gli aspetti critici, che certamente ci sono stati nella vicenda centocinquantenaria, dalla impostazione di tipo un po' colonialista del Piemonte sabaudo, che ha creato l'unità italiana, pure soffocando anche aspetti positivi delle realtà più culturali che politiche del resto dell'Italia, soprattutto del sud, un certo appesantimento burocratico, insomma ci sono degli aspetti negativi, non ultimo avete visto la ripresa del tema del brigantaggio, che certamente una certa retorica unitaria aveva messo da parte o aveva squalificato come un evento di puro banditismo, mentre dietro è questo aspetto, una sana storiografia revisionista ma sana, fa bene a mettere in luce che non tutto è stato positivo, che la revisione di Bronte, al brigantaggio della Napoletana, della Calabria e così via. Io vorrei richiamare l'attenzione su questo punto. Questo libro ci dovrebbe dare lo stimolo per essere orgogliosi della nostra storia passata, soprattutto per una cosa fondamentale, che è quella che ci interroga fondamentalmente: non ci fosse stata l'unità d'Italia, l'Italia sarebbe un paese di conquista ancora adesso, come è stata per molti secoli. Naturalmente una conquista non più delle truppe francesi o spagnole, sarebbe una conquista di altro genere. L'Italia sarebbe un'appendice di un mondo, come si dice oggi, globalizzato, un'appendice senza una sua identità. Questa è una parola che andrebbe messa a fuoco, la identità. Questo libro traccia un profilo dell'identità italiana in cui, dicevo prima, c'è molto da attingere per la nostra esperienza, della nostra esperienza attuale. I temi identitari sono sempre molto, molto scivolosi, molto pericolosi. Ci sono due modi di intendere l'identità. L'identità come fotografia di quello che siamo stati e come, da come siamo stati, siamo diventati. Fotografia quindi come registrazione di tutto, una registrazione
non selettive. Per fare soltanto un esempio banalissimo, sarebbe al fondo della nostra identità sia, non so se avete avuto sempre queste immagini, mi sembra molto, mi colpisce molto, se andate a fare i turisti a Roma sotto il Colosseo c'è il centurione che si fa fotografare con i turisti. Ecco, questo fa parte dell'identità italiana. A Roma c'è anche l'Accademia Nazionale dei Lincei. Allora, la identità italiana come fotografia significa che si mette in questo concetto tutto quanto, facendo un esempio meno banale, la resistenza al fascismo, tutto questo è identità italiana. Quando si dice dobbiamo salvare l'identità italiana, in questo senso vuol dire che ci trasciniamo dietro una quantità di cose che non ci piacerebbero. C'è poi una identità invece che dobbiamo costruirci rispondendo alla domanda: che cosa vogliamo essere? Quale vogliamo che sia la nostra identità? E questo concetto di identità, contrariamente a quello che normalmente si pensa, è un concetto militante, è un concetto polemico, perché significa dover fare una selezione e quindi prendere le distanze dal peggio per valorizzare il meglio. Impegnarci per la identità in questo secondo significato significa fare battaglie culturali e anche politiche. Dobbiamo rispondere a questa piccola domandina: che cosa vogliamo che l'Italia sia? Salvare l'Italia corrisponde, secondo la lettura che io faccio di questo libro, e corrisponde alla espressione: che cosa vogliamo salvare dell'Italia? Allora, nel libro, mi dai ancora 3 minuti poi non parlo più, no, nel libro si mettono in luce, diciamo, le virtù che il popolo italiano nella sua storia centocinquantenaria, naturalmente sono virtù che nascono ben prima, le virtù sarebbero le tre seguenti, diciamo, tre, forse sono quattro, poi mi dici qual è la quarta, forse la quarta rientra nel quello che... Primo, l'Italia sarebbe un paese, potremmo dire, che aborre gli eccessi, in quanto si fondi su, questa è la sua formula celebre, che forse avevi già coniato all'epoca dell'incontro con D'Alema, la formula è quella del ceto medio riflessivo. Su questo farei una domandina a Paul. In questa formula mi pare che l'accento vada posto più sul riflessivo che non sul ceto medio, perché parlare di ceto medio significa, se il concetto è esclusivo, significa dire che la riflessività come virtù civile si trova solo nel ceto medio. Sarebbe fare un discorso che esclude, mentre forse ci sono anche concittadini che non appartengono al ceto medio e che noi potremmo qualificare facilmente come riflessivi. Allora, prima virtù, una certa attitudine alla moderazione che naturalmente apre alla possibilità di costruire insieme. Secondo elemento, l'Italia è un paese ricco di tradizioni e di forze autonomistiche, il paese delle 100 città, liberi comuni, qui la storia è profonda. Naturalmente, anche qui si tratta di fare operazioni selettive. Valorizzare l'autonomismo può essere un'operazione a doppia direzione: l'autonomismo può essere giocato per dividere, o può, come secondo la tradizione migliore che risale a Cattaneo, ampiamente citato nel libro, essere la base di partenza per una costruzione comune. Si parte dalle piccole patrie per allargarsi a patrie più ampie. Il rischio è che invece si parte da qualche cosa che si è già costruito in senso comprensivo per rinchiudersi nelle piccole patrie.
qui dico che queste virtù su cui il libro è costruito sono appunto sul crinale. Un esempio è l'autonomismo, che può essere giocato in un modo o nell'altro. Anche la prima virtù, la riflessività, è certamente una caratteristica che noi ci riconosceremmo tra di noi, immagino, no? Ma se ci guardiamo attorno vediamo che il nostro paese è pervaso invece da sentimenti qualche volta feroci. Anche lì si tratta di non, diciamo, di non acquietarsi nel, non farsi rassicurare da ciò che certamente c'è, perché c'è anche l'opposto. E il terzo punto qual era? Il terzo punto, no, vabbè, la disuguaglianza è il difetto fondamentale. L'aspirazione sì a una vita sociale che diciamo rifugga dalle distanze troppo ampie nella vita sociale, nella disponibilità delle risorse economiche. Oggi direi che forse la disuguaglianza che condiziona tutte le altre è quella nel sapere, nelle conoscenze, ecco. E anche questo, come vedete, è un'altra caratteristica che certamente c'è nel nostro paese, la aspirazione all'uguaglianza, ma c'è il contrario. C'è una, negli anni che abbiamo alle nostre spalle, che sono ancora questi, una, addirittura una ideologia della disuguaglianza, della lotta sociale feroce, non più la lotta di classe classica, ma l'idea che si vive bene in quanto ci si differenzia, ci si distacchi anche nel modo di vivere. Siamo vicini a una società nella quale non ci riconosciamo più. Dirò ancora una cosa alla fine. Non so se non siete rimasti colpiti nel vedere in televisione la villa di Antigua. Vabbè che non è l'Italia, ma è una propaggine dell'Italia. Ecco, se uno si immagina la vita che si può condurre in un luogo del genere, circondato da altre ville dello stesso tipo, protette da squadroni, non dico della morte, ma diciamo di pubblica sicurezza private. Ecco, ci rendiamo conto come siamo ancora lontanissimi dalle situazioni sudamericane, centroamericane o sudafricane, in cui nello stesso paese, sullo stesso territorio, convivono persone che oramai non si incontrano più, non solo non si incontrano più, ma si difendono armati gli uni dagli altri, conducendo stili di vita che sono assolutamente imparagonabili, quasi due umanità. Ecco, anche questo rischio c'è nel nostro paese, sull'orizzonte. Ecco, concludo. Tutto questo ci dice che questa Italia da salvare, e che speriamo che un giorno si possa dire l'Italia salvata, non è una constatazione di uno storico. Lo storico normalmente guarda, ma è un progetto per l'avvenire. Ecco, questo è un libro di uno storico che però ci interroga sull'avvenire. Non è un libro profetico, perché come diceva Max Weber, la cattedra dei professori universitari non è né per i demagoghi né per i profeti, ma certamente è un libro che ci pone delle domande che ci proiettano verso l'avvenire, in una linea di continuità con l'Italia migliore, che è quella che Paul conosce bene, perché lui è certamente uno dei massimi esperti studiosi del nostro risorgimento. Ed è curioso, ed è un fatto in fondo gratificante per noi, che un'esperienza storica di questo genere abbia richiamato l'attenzione di qualcuno che viene da lontano e che